quanto è grande il Signore! Oh, che gioia poter predicare il Vangelo liberamente, apertamente! Alleluia. Gridare ai quattro venti che solo Cristo salva, come è scritto nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, ragazzi, leggetelo, capitolo 4, versetto 12. Avvicinatevi a questa parola. Questa parola è disponibile per tutti. Leggi la Bibbia, leggi il Vangelo, avvicinati, accostati con un cuore umile e sarai benedetto, sarai ristorato, sarai rialzato, sarai illuminato, sarai guarito, perché la parola di Dio è fonte di vita, perché non di solo pane vive l'uomo, ma l'uomo vive grazie alla parola di Dio. La parola di Dio, il pane della vita, la parola di Dio, l'acqua della vita, la parola di Dio è una luce sul nostro sentiero, è una lampada ai nostri piedi, la parola di Dio illumina il cuore, la parola di Dio è più dolce del miele, la parola di Dio è più potente di una spada, la parola di Dio è potenza, la parola di Dio è sapienza, alleluia, la parola di Dio è verità, la parola di Dio ha creato i cieli e la terra, perché Dio disse sia la luce e la luce fu. Col potere della sua parola, l'Eterno, l'Onnipotente, il Dio vivente, il Dio Altissimo, l'unico vero Dio, col potere della sua parola formò l'universo. Caro, trascurare la parola di Dio, la parola di Dio può risuscitare i morti. Tu hai bisogno di ricevere la parola di Dio, perché lontano dalla parola di Dio sei morto, sei vuoto, sei nel buio, lontano dalla parola di Dio sei perduto, lontano dalla parola di Dio hai perso l'orientamento, hai perso la luce, hai perso la speranza, devi riavvicinarti alla parola del Signore. Dobbiamo vivere in contatto con la parola del Signore. La parola del Signore risuscita, rigenera il cuore dell'uomo.